Ci troviamo nel coro delle stimmate della chiesetta antica di San Giovanni Rotondo. In questo luogo, il 20 settembre del 1918, Fra Pio da Pietrelcina ricevette le stimmate, i sigilli del Signore. E l'abito delle stimmate, l'abito che indossava in quella giornata, icona di sofferenza e di speranza, nel 2018 ha peregrinato in diversi luoghi, in particolar modo in quello che è tristemente noto col nome di Auschwitz, in quel campo di concentramento che tra il 1940 e il 1945 ha visto morire circa 1.100.000 esseri umani. Auschwitz è la drammatica consapevolezza dell'orrore testimoniato da quel famigerato complesso e che si rende visibile con la tetra atmosfera sbiadita dalla nebbia e oscurata dalle ultime tenebre della notte, mentre il progressivo avanzare della luminosità diurna rivela le sagome di alberi privi di foglie, i cui rami scheletrici si elevano al cielo come tante mani protese che sembrano in attesa della risposta ai tanti perché. Nel giorno della memoria, oggi vogliamo ricordare quella giornata, vogliamo ricordare quel viaggio, i confratelli di Padre Pio che hanno pregato per i morti della Shoah, quando quel giorno nel campo di concentramento di Auschwitz l'abito delle stimmate è stato appoggiato proprio dinanzi alla finestra della cella dove è stato martirizzato un frate francescano, Padre Massimiliano Kolbe. È la cella denominata il bunker della fame, in cui i prigionieri venivano lasciati a morire senza cibo e senza acqua. E se il decesso non avveniva entro 2 settimane, l'esito era assicurato da un'iniezione letale di fenolo, come avvenuto per Kolbe. Tra le 4 pareti scure dell'angusto stanzino, la commozione si scioglie nuovamente in preghiera. Io penso che sia Padre Pio che San Massimiliano saranno contenti se in questo momento noi rivolgiamo il nostro pensiero alla Madonna e lo facciamo con il canto del Tota Pulchra. Tota Pulchra es Maria. Tota pulcra es Maria. Quel giorno i frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo hanno pregato anche per i vivi, invocando l'aiuto divino,
affinché la testimonianza d'amore di Fra Pio da Pietrelcina e di Fra Massimiliano Kolbe contribuisca a sgretolare la logica inumana dell'odio.